Francamente, noi adesso parliamo della vicenda dei bresciani, ma vicende analoghe sono accadute ad altri. Prima abbiamo accennato alla vicenda dei doriani e una vicenda simile è accaduta anche ai ragazzi di Lecce, che si sono presentati a Pagani, li hanno fatti entrare e poi invece gli hanno dato il DASPO. E dovremmo proprio avere in collegamento qualcuno da Lecce che ha chiesto di intervenire. Pronto? Salve, buonasera, sono Franco, chiamo da Lecce. Innanzitutto Franco. vi ringrazio per la disponibilità, vi seguo da diverso tempo, la vostra è una delle pochissime oasi di libertà, di Grazie Franco. giornalismo, vi seguo con attenzione, anche se a distanza di tanti chilometri. Sì, voi avete accennato ai fatti, giustamente, che sono accaduti in Paganese, Lecce, situazioni analoghe sono verificate anche per i bresciani. E dispiace, dispiace perché sono stati calpestati non soltanto l'articolo 16 della Costituzione che specifica, insomma, la libertà di circolazione di tutte le persone nell'intero territorio nazionale, ma anche gli accordi di Schengen del 85 e del 90, no? A distanza di oltre quasi 20 anni di apertura delle frontiere tra le nazioni europee si limita la libertà di movimento delle persone. Per cosa? Non per una norma di legge, ma per una circolare amministrativa, perché questa è la tessera del tifoso. Però, non c'è soltanto questo, non è solo questo il motivo per il quale vorrei intervenire stasera. Io vi ho inviato anche tramite mail una lettera, Sì, l'abbiamo letta e ne avremmo accennato, sì, infatti. una lettera verità, una lettera scritta con il cuore, ecco. Non ci si dovrebbe meravigliare più di nulla, insomma, dopo tutte queste diffide, addirittura poi dopo tutte le accuse campate in aria, tipo quelle di associazione a delinquere, eccetera, che vengono propinate poi a tavolino, costruite a tavolino. E Ecco, invece no, c'è Franco. ancora, sì. Scusa, per fare chiarezza, perché altrimenti da casa magari non ci seguono, la lettera è di una delle persone che sono state arrestate in seguito ai fatti accaduti dopo Lecce-Carpi. Esatto, sì, dopo i fatti di L'invasione, Lecce. parliamo dell'invasione di campo? Sì, parliamo proprio dell'invasione di campo. Io volevo porre l'attenzione a tutti quanti voi su questo, su una vicenda che riguarda un uomo, Andrea Bufano, il quale ha passato 35 giorni di galera in una delle case circondariali più fatiscenti d'Italia, la Dozza di Bologna, Per invasione di campo. per invasione di campo. Si ritrova ancora con la custodia cautelare agli arresti domiciliari e domani farà ben 4 mesi che si ritrova in questa condizione, con tutti i vari controlli giornalieri poi, che costituiscono una pena nella pena. Ma vorrei chiarire alcune cose. Chi è Andrea Bufano? Andrea Bufano è un figlio del popolo, famiglia di lavoratori, gente umile, onesta, corretta, leale. Andrea in passato aveva commesso qualche errore e per quell'errore aveva abbondantemente pagato, non si è mai sottratto a nessun tipo di responsabilità. Parlo di precedenti penali di anni e anni fa. Andrea da anni si era rifatto una vita e tanto è vero che il suo obiettivo era soltanto quello di lavorare. Il ragazzo, si sa che il diritto al lavoro ormai è un dramma sociale. Lui, nonostante tutto, con grande forza e tenacia, era partito da Lecce per trovare lavoro al nord ed era sceso appositamente per l'importantissima partita, Lecce-Carpi. Anche se aveva 39 di febbre, era lì per sostenere la maglia. Quel giorno, però, il risultato sportivo Lecce-Carpi, insomma, provocò una grandissima delusione in tutti quanti. Trascinati dagli eventi, dalla delusione, dall'amarezza, ci fu un'invasione di campo. E la fatalità e il destino volle che ci fosse pure Andrea. Per quell'invasione di campo fu prelevato come uno dei peggiori criminali, fu prelevato dall'antiterrorismo, sbattuto su tutti i mass media, gli fu assegnata la custodia cautelare in carcere e lì rimase per 35 giorni. E spiace constatare, lì c'è un avvocato, mi fa scuola, spiace constatare che il cosiddetto Stato di diritto, che garantisce ogni tipo di difesa, oltre alla presunzione di innocenza, anche all'imputato del peggiore crimine, quale quello della pedofilia, riuscì addirittura a negare per 35 giorni di telefonare al proprio difensore di fiducia. E così Andrea Bufano dovette stringere i denti e coabitare insieme ad altre persone in una cella che aveva una metratura di circa 3 metri quadri per un'invasione di campo. Ma c'è dell'altro, il Tribunale per l'esame di Lecce poi scarcerò Andrea Bufano dopo 35 giorni, ritenendo condivisibile l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di resistenza aggravata a pubblico ufficiale e limitò tutto soltanto al delitto relativo all'invasione di campo. E il Tribunale, infatti, nella parte motivata del provvedimento depositato, ha limitato i fatti e indicò nell'invasione di campo la condotta comunque in grado di arrecare solo un contributo quantomeno morale alla consumazione del reato attribuito al Bufano.
Io ho letto testualmente quello che c'è scritto. Di conseguenza, sempre il Tribunale del Riesame ritenne di considerare più idonea e proporzionata la misura degli arresti domiciliari rispetto alla detenzione in carcere, la quale fu definita dallo stesso Tribunale del Riesame come gratuito e legittimo sovrappiù di afflittività. Queste sono parole del Tribunale del Riesame. Andrea aveva prodotto, tra l'altro, anche al Tribunale un video di Rai Sport, dove si dimostra la propria assoluta estraneità ai fatti contestati nelle informative della Digos, dove si sosteneva che Andrea, insomma, aveva posto in essere degli atti di resistenza nei confronti degli steward, niente di più falso, vi sono dei filmati che lo scagionano, il Tribunale del Riesame pure l'ha scagionato, ma Andrea Bufano però ha subito e continua a subire sulla propria pelle ancora un trattamento giudiziario e carcerario, perché arresti domiciliari è un vero carcere, vergognoso, ancora oggi, è criminalizzato soprattutto per il passato, perché, ma è un passato che secondo molti non deve passare, invece non è vero. Naturalmente i soliti ben pensanti, i moralistoni col colletto bianco, i soliti giudici da tastiera, i soliti grandi pensatori dell'ordine pubblico saranno felici e contenti di questo. Però rammento infatti che a distanza di qualche settimana su un giornale locale uscì scritto: gli arrestati sono già tutti liberi, o gli arresti domiciliari, quando invece c'erano ancora 5 persone che oltre un mese si trovavano in galera, quando c'erano ancora 4 persone agli arresti domiciliari e 4 sottoposti all'obbligo coatto della dimora. E però forse qualcuno aveva la memoria corta allora. Ma dal momento che non esiste però la sussistenza del pericolo che una persona in attesa di processo possa inquinare le prove, fuggire o commettere altri reati, lì c'è l'avvocato e sa meglio di me queste cose, bisognerebbe rimettere quella persona in libertà, con eventuali limitazioni. Andrea si assume la responsabilità di quell'invasione di campo. C'è il DASPO, allora che si irroghi il DASPO, ma non il carcere, non la galera per 35 giorni. Perché in tutti i fatti umani, e anche i reati da stadio, quale per esempio l'invasione di campo, è sempre un fatto umano, c'è sempre una spinta emotiva, una spinta ideale, una spinta morale. E anche nei fatti di Lecce Carpi l'invasione di campo era sorta da spinte interiori, che sono figli anche del mondo esteriore, cioè da quello che accade in campo. Andrea Bufano ha diritto ad una valutazione di tutto il suo esistere, perché si giudica l'uomo. E si tratta quindi di indagare nella profondità del suo cuore quali sono state le reali, effettive, vissute convinzioni e consapevolezze di quel momento. E lui l'ha fatto parlando al cuore di chi legge attraverso quella lettera, una lettera coraggiosa e vera. Lui non ha megafoni massmediatici, non ha un nome altisonante, non ha santi in paradiso. Come ho detto prima, è un figlio del popolo, dove ha dichiarato in quella lettera solennemente di volere soltanto giustizia. Lui non dice vendetta, non si scaglia contro la magistratura, contro le forze dell'ordine, no. Lui ha grandissimo rispetto per questo, lui chiede giustizia. Franco, guarda, giustizia umana, non giustizia divina. E non è giusto che le imposizioni punitive debbano essere dettate da precedenti del passato. Quel passato ormai alle spalle, quel passato è abbondantemente pagato, da quel passato ne era e ne è uscito da anni e anni. Franco. Io termino questo mio intervento e vi ringrazio, dicendo soltanto una cosa: si diceva nei tempi antichi, e forse fu proprio il figlio di Dio ad affermare: non giudicate e non sarete giudicati. Ma qui bisogna giudicare invece, perché serve giustizia, quella vera però. E allora ecco che diventa ancora più che un diritto, un dovere, quello di essere clementi, di essere sereni, di essere equanimi, perché si può sbagliare e si deve proporzionare la pena volta per volta. La parola d'ordine dei pretoriani sul letto di morte, no, di Antonio Pio, fu una sola e fu equanimitas, cioè siate equilibrati, siate giusti, non lasciatevi trascinare dall'odio, tanto più che Andrea Bufano non ha ucciso nessuno, non ha violentato nessuno, non ha commesso nessun reato di un passato che ormai è sepolto per sempre. Andrea Bufano aveva fatto solo un'invasione di campo, per questo si chiede giustizia e libertà per Andrea. Franco, io ti ringrazio per tutto quello che ci hai raccontato, si sente che sei molto provato. Mi spiace che questa sera non abbiamo tanto tempo, però ti garantisco che torneremo su questo argomento, cercheremo di approfondirlo. Non riusciremo questa sera a leggere la lettera perché è molto lunga, cercheremo comunque di diffonderla attraverso i nostri canali. Questo è quello che per il momento possiamo fare e mi spiace di non avere il potere di poter fare di più. Però hai fatto bene a chiamarla e a portarci a conoscenza di questo fatto, portare a conoscenza di questo fatto anche tutte le persone che ci seguono. Mi auguro che siano tante questa sera, perché è giusto che queste cose si sappiano. E noi vi facciamo un in bocca al lupo, sappiamo che state vivendo una situazione molto difficile, ci siamo tenuti informati in tutto questo tempo di tutto quello che vi accadeva e ci eravamo ripromessi, sentendo anche qualcuno lì a Lecce, di poter magari approfondire tutta questa questione, ed è nostra intenzione farlo, per cui ti ringraziamo comunque, terremo anche il tuo contatto, così che eventualmente ci potremo risentire per riaffrontare l'argomento, se per te va bene. Sì, va benissimo, non ci sono problemi. Grazie. Vi ringrazio per l'ospitalità, so che siete
dalla parte, insomma, del torto. Il torto, come sempre, ha ragione. So che siete stati vicini anche a Paolo nelle sue battaglie, vi ho seguito, vi ho sempre seguito. Vi ringrazio, insomma, per la disponibilità che mi avete dato stasera. Non è facile parlare di alcune verità scomode. E Andrea Bufano, insieme a Stefano Cucchi e tanti altri martiri di questo sistema putrescente, insomma, vanno dette le cose per così come stanno. La lettera è lì, potrete leggere, insomma, non aggiungo nient'altro. Grazie Franco. Buonasera. Allora, io intanto chiedo alla regia di mantenere il contatto di Franco da Lecce, così avremo modo poi di approfondirla. Denuncia fatti gravissimi, addirittura su alcuni quasi si stenta a credere, però io che mi occupo tutti i giorni di questioni anche analoghe, credo che effettivamente succedono delle cose molto molto gravi. Poi dopo bisognerebbe capire come è possibile che siano avvenuti certi fatti, perché ha denunciato fatti clamorosi, cioè il fatto che questa persona abbia potuto parlare col proprio legale di fiducia per 15 giorni. Norma prevede che al massimo, in casi di estrema gravità, con un provvedimento motivato da parte del pubblico ministero, possa al massimo stare lontano dal proprio difensore per 2 giorni, al massimo. Cioè non capisco come possa essere 15 giorni. Non riesco nemmeno a capire come sia stato scarcerato da un tribunale di riesame dopo 35, quando il riesame deve essere proposto entro 10 giorni. Ci sono fatti che sono veramente clamorosi e che quindi forse dietro davvero c'è una scarsissima considerazione di questa persona, e viene trattato forse per i suoi precedenti ormai sepolti come una carne da macello a questo punto, se è vero quello che viene denunciato. Queste sono cose gravissime, al di là del fatto che avvengano o meno all'interno di uno stadio, ad un tifoso, eccetera, ma ci vorrebbe davvero, come dice lui, una trasmissione che si occupasse di quel milione di casi che in Italia, perché magari non hanno la forza economica di avere un bravo avvocato o tante cose, e che purtroppo si verificano a danno e sulla pelle di tante persone. Ora mi verrebbe una battuta, ma è fuori luogo, basterebbe rivolgersi a un ministro compiacente che faccia una telefonata.